Inaugurata a Palazzo Lascaris la Galleria Carla Spagnuolo, dedicata alla prima presidente donna del Consiglio regionale dal 1990 al 1995. Nel nuovo spazio espositivo, fino al 18 ottobre, è allestita la mostra La collezione di Palazzo Lascaris. 60 opere scelte tra i migliori quadri e le sculture di proprietà del Consiglio regionale, che non erano mai state esposte al pubblico. L'ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Momento molto importante per il Consiglio regionale del Piemonte. Apriamo e intitoliamo la galleria alla prima presidente donna del Consiglio regionale, Carla Spagnuolo. Per me, a livello personale, comunque esprimo il sentimento di tutti i consiglieri regionali, un momento molto bello. Questo è un ulteriore tassello, un ulteriore passo che in questa legislatura abbiamo fatto, quello di raccontare il Consiglio regionale, raccontarlo all'esterno, raccontarlo a chi? Raccontarlo alle scolaresche, ai ragazzi, ai cittadini. Noi dobbiamo rendere fruibili e tracciabili i nostri comportamenti. Il tutto deve essere trasparente. Trasparente e accessibile deve essere il palazzo. E allora mettiamo a disposizione per i visitatori questi bei dipinti, opere che prima non erano accessibili, quindi è un momento molto, molto importante, proprio bello per la trasparenza, per la democrazia e per la partecipazione della nostra regione. Allora, la mostra consente di scoprire e conoscere meglio la collezione di Palazzo Lascaris, che è una collezione di arte antica e contemporanea che affonda le sue radici nel Settecento, ma è ancora un organismo vivo e vitale perché il Consiglio regionale continua ad acquisire opere. La mostra si basa su una prospettiva curatoriale che mette insieme la funzione di involucro del palazzo, come nelle sue trasformazioni di palazzo che andava dalla dimora signorile a palazzo del potere civile e potere politico, agli elementi, le opere d'arte, sia sculture in bronzo che quadri che elementi di arte contemporanea, che sono stati acquisiti nel corso del tempo e che parlano di una comunità e in relazione alla propria storia, alla propria identità, alla propria memoria. Quindi questa non è una classica mostra di arte antica o di arte contemporanea o moderna, ma è una mostra che mette insieme degli elementi utili a decifrare il ruolo delle istituzioni come conservatori di memoria e identità di una porzione territoriale e di una comunità specifica.